loro facce oggi, in attesa che domani loro ci raccontino più nel dettaglio il loro progetto. Quindi nome e che cos'è il vostro progetto in una frase. Buonasera a tutti, sono Luca Baldi, CEO co-founder di Fearless, una piattaforma digitale che mette in comunicazione le persone con lo stesso tipo di problema e eventualmente può richiedere l'aiuto di uno psicologo. Lui è il mio co-founder, Michele Santi. Buonasera, sono Pietro Di Maggio di Media Clinics, portiamo un progetto per il cardiomonitoraggio remoto, un sensore proprietario per monitoraggio fino a 24 ore, attraverso un sensore all'architettura IT. Lui è Lorenzo Marchesi, mio collega di Media Clinics, e ci vediamo domani. Buonasera a tutti, io sono Monica Nicoletta, abbiamo lavorato al progetto Allargo Chi, che è un progetto rivolto alle persone con allergie e intolleranze alimentari che possono vivere un'esperienza di un pasto sicuro e anallergico all'interno dei ristoranti. Buonasera, sono Carolina Valli e presento il Sympathy and Up, che è uno strumento musicale realizzato con uno smartphone per persone con difficoltà motorie capace di sfruttare i movimenti minimi di braccia o gambe e trasformarli in suono. Buonasera a tutti, sono Francesca Zeni, lei è la mia collega Cristina Paci, siamo di Easy Life e abbiamo sviluppato Family Care, che è una piattaforma che aiuta le famiglie a prendersi cura dei propri familiari, anziani e giovani. Buonasera a tutti, io sono Giulio Berretta, il mio progetto è chiamato Voice Instruments. Si tratta di un modulo per la vocalizzazione di informazioni normalmente mostrate su display, concepito principalmente per rendere parlanti strumenti di misura ma applicabile a qualsiasi altro contesto, principalmente pensato per persone non vedenti ma adattabile e utilizzabile anche da chi è impossibilitato alla lettura o da chi si trova ad operare in un contesto dove risulta scomodo guardare un monitor. E buonasera a tutti, io sono Mauro Alfieri, il progetto che vi presento insieme a Sara Savian, che incontrerete domani sera al Beach, è Rehab, un guanto pensato per l'analisi della terapia riabilitativa nella cura propriocettiva della mano. Allora, grazie a tutti voi, in bocca al lupo, grazie a voi per esservi fermati fino a quest'ora, vi aspettiamo domani, c'è un piccolo aperitivo subito all'uscita e grazie per la pazienza e l'interesse. Grazie.